La Florida è un paradiso fiscale. La Florida probabilmente è uno degli stati più interessanti per i trasferimenti, è quella con cui io lavoro comunque al 90%. E noi lavoriamo sempre con la East Coast. Obiettivamente mi diviene difficile trasportare qualcuno in California. E quindi oggi parliamo di Florida perché è rinomatamente conosciuta come un semi paradiso fiscale. Per quale motivo? Quali imposte si pagano in Florida? E se fa il caso tuo, scoprilo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e come sempre sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto ti invito a cliccare subscribe, like, ovviamente non levarmelo alla fine del video come di solito fai e condividere il video sui tuoi canali social se il contenuto è di tuo interesse o può essere di interesse per qualche tuo amico. Oggi parliamo di Florida, non è uno stato a caso, è sicuramente uno degli stati più interessanti che si trova anche all'interno dello stesso ranking come tax burden, come peso fiscale all'interno degli Stati Uniti, mi sembra la nona posizione, quindi di tutto rispetto. Quello che rende attrattivo la Florida, a parte diciamo le sue città più famose evidentemente, Miami, sono la comunità di italiani che è piuttosto preponderante e il clima, ti direi che comunque insomma c'è il sole tutto l'anno e non fa neanche tanto caldo in realtà per chi affaccia poi nel Golfo del Messico, che è una delle destinazioni più gettonate, più rinomate e più interessanti per gli imprenditori italiani. Ma veniamo al punto, la Florida è un paradiso fiscale? Bene, confrontata con l'Italia assolutamente sì, e ti direi anche confrontata con Dubai in questo momento storico. Perché? Perché il leverage tax burden, cioè quanto pesa alla fine della fiera la tassazione in Florida sul fatturato, sull'income più che altro di un imprenditore, mediamente del 9,1%. Se consideri che a Dubai si pagano il 9% di tasse, che probabilmente oggi Miami costa anche un po' meno di Dubai, legge son fe. Il discorso dei visti, cioè come si prende il visto, perché sicuramente a Dubai è più semplice di prenderlo negli Stati Uniti, è tutt'altro discorso, ma l'abbiamo già affrontato all'interno del canale e ti rimando quindi ai video precedenti. Quali sono le caratteristiche salienti del sistema di tassazione della Florida? Come si fa ad arrivare al 9,1% average? Beh, perché in primis non esiste una personal income tax a livello statale, ma soltanto a livello federale. Per quanto riguarda invece la corporate income tax nel 2023 era ferma al 5,5%. Non così bad, direbbero gli americani, perdonatemi se storpio qualsiasi tipo di linguaggio. Numero 3, non esistono imposte sulle successioni e sulle donazioni. Numero 4, la property tax è relativamente bassa, c'è un'esenzione su investimenti fino a 50.000 dollari e poi si sale con un tax burden, un peso fiscale medio dello 0,86%. È quindi un paese fiscalmente interessante anche alla luce del fatto che la sales tax, l'equivalente tra virgolette volgarmente la nostra IVA, sconta un'aliquota a livello statale del 6%, che può arrivare quando alcune contee applicano una surtax dello 0,1 fino all'1%, quindi la sales tax alla fine della fiera può arrivare a pesare fino al 7%. La Florida è sicuramente il paese da prendere in considerazione se hai un interesse a trasferirti o a prendere in considerazione anche solo di internazionalizzare, delocalizzare, aprire una succursale dei tuoi business. E obiettivamente l'avamposto sotto un profilo burocratico, amministrativo e fiscale ideale per mettere un piede all'interno degli Stati Uniti. Se sei interessato a un relocation plan o a una strategia, a una pianificazione fiscale per il tuo business online o offline è assolutamente irrilevante dal mio punto di vista, clicca il link in descrizione e prenota una consulenza con il sottoscritto. Noi ci rivediamo nel prossimo video.